Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio. Dunque, diciamo che i dati attuali che abbiamo, che risultano da questo sondaggio che abbiamo fatto presso le imprese manifatturiere della regione, ci indicano che il quadro complessivo è sempre connotato da un segno positivo. Peraltro lo slancio, che già non era particolarmente brillante, era sempre comunque una crescita moderata, e anche nelle attese queste erano le aspettative, lo slancio si sta gradualmente affievolendo, insomma, per tutta una serie di fattori che non dipendono da noi. Ovviamente siamo inseriti in un'economia mondiale, quindi è un po' un quadro di incertezze a livello globale, a livello mondiale, che determina questa situazione un po' di difficoltà. Comunque, ecco, a livello locale, diciamo, si conferma il segno positivo, quindi da qui questi sono aspetti sicuramente da non trascurare, insomma. E anche l'occupazione tiene, però, ecco, diciamo, il quadro è sempre a chiari oscuri. Non abbiamo una decisa ripresa, la ripresa non è assolutamente robusta. Peraltro anche il recente terremoto sta sicuramente nel breve periodo comporterà delle conseguenze, avrà un impatto sicuramente negativo, sicuramente sul turismo. Basti pensare che già la scossa di agosto, che, diciamo, ci ha interessato relativamente, insomma, interessato relativamente l'Umbria, ha avuto immediatamente delle ripercussioni, anche per come veniva presentata: terremoto a Perugia, terremoto in Umbria, per cui no, anche se a Perugia in particolare non ci sono stati effetti, soprattutto la scossa di agosto, e invece ad agosto stesso sono piovute disdette su Perugia, per dire, ancora maggiore, ancora più significativo, ancora più realistico invece purtroppo è la situazione dopo le scosse di ottobre, che hanno effettivamente avuto un impatto devastante su alcune nostre aree, insomma. E il turismo in effetti era un settore che in questi primi mesi, in questi primi tre trimestri, aveva segnato un deciso segno positivo, sia come arrivi che soprattutto come presenze di turisti italiani, eccetera eccetera, quindi le prospettive erano anche buone. Adesso siamo sicuramente qui in difficoltà, ma ovviamente in tutti i territori colpiti, anche l'industria manifatturiera, anche l'industria, l'agricoltura, tutto avrà un rallentamento, avrà una difficoltà. E è ancora presto ovviamente per stimare, per fare un conteggio dei danni e quant'altro, e sicuramente quando avremo un quadro complessivo dei danni e avremo la possibilità, si avrà la possibilità di ripartire, di ricostruire, sicuramente l'economia ne beneficerà, insomma, no? Come è stato in passato. Quindi avremo in prospettiva anche uno slancio, però sicuramente per adesso la situazione non è favorevole, anche alla luce degli eventi sismici. E sul fronte del credito? Sul fronte del credito, diciamo che la situazione è abbastanza stazionaria, quindi il credito nel complesso è rimasto invariato, le quantità erogate sono rimaste invariate. Peraltro anche qui distinguiamo tra un credito alle famiglie che è in espansione, è aumentato, col finanziamento del credito al consumo, soprattutto beni durevoli, le automobili, insomma, gli acquisti di auto, il rinnovo del parco auto che era rimasto a lungo, diciamo, invecchiato, e i mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, che, diciamo, sfruttano questo fattore contingente favorevole di prezzi bassi sia come tassi dei finanziamenti, sia come proprio prezzi delle abitazioni, perché le difficoltà, la crisi edilizia e quant'altro hanno avuto questo effetto, questo impatto sui prezzi, e quindi incremento per le famiglie, invece diminuzione per le imprese. Anche qui, per quanto riguarda le imprese, dobbiamo distinguere tra le imprese più grandi, vocate all'esportazione, che vanno bene anche dal punto di vista dei finanziamenti, sono supportate dalle banche, e che invece sono molto più selettive, forti anche a causa anche dei portafogli che hanno, di sofferenze, di crediti non performanti che hanno, sono molto più selettive nel loro atteggiamento di avversione al rischio, e quindi
ancora una volta le imprese più fragili, quindi quelle medio piccole, insomma quelle piccole, quelle che operano sul mercato interno, quindi con minori prospettive, e il settore edilizio sono quelli che stanno risentendo e stanno soffrendo maggiormente in questa situazione. Direttore, oggi i mercati finanziari hanno risentito molto pesantemente della elezione di Donald Trump, un'elezione se vogliamo non prevista e quindi non accettata sia sulle borse che sui mercati valutari. Ecco, che cosa secondo lei può rappresentare questo, diciamo pure tra virgolette, pericolo isolazionista dell'economia americana nei confronti dell'Europa e in piccolo anche per la nostra regione? Beh, sicuramente innanzitutto è molto presto per, no? Dobbiamo vedere che cosa in effetti, come si tradurranno in azioni concrete anche i proclami un pochino agguerriti, no? E coloriti del presidente, ormai non più candidato, del presidente Trump. Certamente, come diceva lei, Trump è un outsider della politica, quindi non sperimentato, quindi i mercati proprio che invece prediligono un po' una stabilità, un quadro più certo, più definito, a fronte di questi elementi di incertezza che avrà questo mandato presidenziale, sono guardinghi e hanno reagito in maniera un po' scomposta, con un forte calo, insomma. Peraltro appunto bisognerà vedere in concreto quali saranno le misure in concreto prese. Certo, sicuramente dovremo aspettarci qualche riflesso in negativo sul commercio mondiale, no? Quello che abbiamo detto come fattore di incertezza sull'economia, eccetera, a livello mondiale, il commercio mondiale, sicuramente un riflesso negativo ci potrà essere, quindi su tutto il meccanismo, sulla trasmissione poi anche all'Italia, che è un paese appunto di export e che insomma si basa sull'export e su questo, quindi risentendo il commercio mondiale chiaramente anche per noi non sarà un fattore positivo, un elemento positivo. Pagheremo quindi, direttore, per tradurre, pagheremo l'espansionismo americano che si prevede con una recessione europea, nel senso di minori esportazioni e quindi minore possibilità di sviluppo per quanto riguarda le nostre produzioni. Ma io questo non mi sento in grado però di dire oggi, adesso a freddo o a caldo, di dare, sì, ci può essere questa ipotesi, diciamo la prima reazione dei mercati va in questa direzione, peraltro appunto bisogna confrontarsi con la realtà, insomma, no? Nel senso con quello che stanno le scelte, la stessa Brexit, no? Che continua a determinare un clima di incertezze, però in effetti dopo la prima reazione nervosa dei mercati, al momento non ci sono stati degli impatti effettivi dalla Brexit. Sicuramente ci aspettiamo, dovremo vedere, qualche impatto ci sarà e non saranno tutti sicuramente positivi. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio, torna puntuale tra un'ora.